la città di Catania, ma vorrei aggiungere per il nostro paese, per l'Italia ed anche per l'Europa. Sì, puoi tradurre. Tradurre in inglese. Today is a very important day for Catania and also for the rest of Europe. No, per l'Italia. And for Italy. Sorry, for all of Europe. Allora vorrei che fosse tra loro il mio pensiero. Ospitiamo la visita di una delegazione al massimo livello guidata dal direttore generale di Europol, Fabrice Leggeri. Di Frontex. Okay, today we welcome the Director General of Frontex. Esattamente nel febbraio del 2001, in occasione della festa di Sant'Agata, ho avuto modo di ricordare al direttore Leggeri, ospitammo qui a Catania come governo italiano una delegazione della Commissione europea guidata dall'allora commissario Antonio Vitorino. In February 2001, we also developed an international organization, and we had the opportunity to talk about this important topic here in Sicily, because we do appreciate it. In quella occasione, il commissario Vitorino accettò una proposta del governo italiano tendente a aprire una fase di studio e di ricerca per dar vita a una agenzia europea delle frontiere. In that occasion, the Commission Vittorio accepted a proposal to open and to give life to this international agency here in Italy and in the Mediterranean area. Ecco, questo è il titolo del giornale locale, La Sicilia, che porta una politica europea per l'immigrazione e la foto del commissario Vitorino. This is the title of a Sicilian newspaper that takes the image of this important person, and so you can see the picture of the Vitorino commissioner. In questi ultimi anni il fenomeno migratorio ha conosciuto una impennata eccezionale. In this year, we have a very big immigration topic here in Italy, especially in Sicily. È un fenomeno che è facile prevedere, avrà ancora nei prossimi anni una straordinaria intensità. And it is big now, but it is going to expand more and more. Io credo, ed è l'opinione condivisa anche dal mio governo, ancora ieri confermata dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel Vertice europeo, che questo fenomeno debba essere affrontato sempre di più in chiave europea. I do think, together with the Prime Minister of Italy, Matteo Renzi, that we do need to affront this topic and this problem together with Brussels and the European Union. A Catania, come nelle altre realtà della Sicilia, abbiamo affrontato in questi anni il fenomeno migratorio con un grande spirito di collaborazione tra i rappresentanti dello Stato, del governo centrale, a partire dal prefetto, le forze di polizia, il volontariato e gli enti locali. Here in Catania we did our best and we were together with Italy to affront the problem and the problem and the topic in the best way possible. Per tutti desidero ringraziare il prefetto di Catania, il prefetto Maria Guia Federico, che personalmente si è spesa con grande generosità e con grande entusiasmo per affrontare questa questione, esattamente come tutti gli altri rappresentanti delle forze di polizia presenti a questo tavolo. I do wish to thank the prefetto Maria Guidi, Maria Guia Federico, and all the police and the order force and finance to help for helping us in this topic. Ecco la ragione per la quale la decisione di Frontex di aprire un ufficio operativo qui a Catania è una decisione che noi salutiamo con molto entusiasmo e con grande apprezzamento, caro direttore.
That's why we do have enthusiasm in this topic, and we are enthusiastic to open and to keep going with projects here in the Mediterranean area. Per due ragioni. For two things. La prima, quella che riguarda noi. The first, for the reason for us. Sentiremo l'Europa più vicino. We will feel Europe closer. Abbiamo affrontato con grande generosità un problema più grande di noi. We confronted a very big problem, bigger than us. Spesso ci siamo sentiti soli, direttore. And often we felt alone. Per un problema che non è solo nostro, è un problema dell'Europa. For a problem that is not just our problem, but it's a European problem. Avere oggi un ufficio operativo con i rappresentanti di molte istituzioni europee per noi ha un grande valore. Having an operative office here for us has a great value. Ma crediamo che sia altrettanto utile anche per le istituzioni europee. But we do think that it's important as well for the European institutions. Per svolgere meglio la vostra funzione dovete avere un approccio operativo e stare nel luogo dove si svolge e dove è localizzato il problema è molto importante. To do best and better this job and this operation, you do need an operative volunteer to try to resolve the topic and the problem. C'è una grande novità nell'ufficio operativo che si apre a Catania. There is a big news in the operative office that is going to open in Catania. Che noi apprezziamo molto, signor direttore. That we do appreciate a lot. Non è solo un ufficio di Frontex. It's not just a Frontex office. È un ufficio operativo in cui saranno presenti anche altre istituzioni europee. It's an operative office where there will be present also different European institutions. A partire da Europol, il cui vice direttore generale saluto con la gratitudine per essere qui con noi. Such as Europol, and I say hi to the regarding. Tutto ciò naturalmente sotto la vigilanza e la cooperazione del Ministero dell'Interno. Saluto il prefetto Pinto. And everything under the eye of the Minister of the Interns. Questo approccio è un approccio innovativo. This is an innovative approach. L'acronimo della struttura che si apre qui a Catania è EURTF. The acronym of the structure that is going to open. E cioè Unione Europea Task Force Regionale. Regional Task Force. European Regional Task Force. Esattamente, e quindi fra pochi minuti accompagnerò col prefetto Maria Guia Federico la delegazione al monastero di Santa Chiara, dove saranno ospitati fra qualche settimana gli uffici di Frontex, anzi di EURTF. I will have a pleasure in a couple of minutes or after this to go with the delegation with Maria Guia Federico to show them the place in Santa Chiara where we're going to host. Si tratta di un monastero ricostruito all'inizio del 1700, il monastero delle Clarisse. This place is a monastery opened in the 16th. Daremo a disposizione di Frontex 13 stanze per un totale complessivo di 600 metri quadri. We will give to the agency Frontex 16 rooms for a complex of 600 meters. Si tratta di un edificio che sta per essere completato nel restauro anche dal punto di vista del consolidamento antisismico. We are going to finish also for the anti-earthquake problem here, because this is a problem here, it's the earthquake, and it is going to be ready also for this problem. Siamo nel cuore di una città antica e operosa che è felice di accogliere Frontex e le altre istituzioni comunitarie. Qui vi sentirete a casa vostra. Grazie di cuore. We are a very old city, so just feel home here in Catania. Thank you very much, Mr. Mayor Catania. I would like first of all to thank all Italian authorities. Of course, my counterpart, Prefetto Giovanni Pinto in Roma as well. But I would like also to thank Italian authorities, Prefetto di Catania, Madam Prefetto di Catania, and also Mr. Questore for their great support with this project now.
Vorrei ringraziare tutte le autorità, compresa la polizia, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, il prefetto e tutte le autorità in genere per averci dato questa opportunità di essere presenti qui insieme al Ministero e al Questore. As Executive Director of Frontex, I am very grateful to the city of Catania because this is now for us an experiment that we will be able to deploy here with our colleagues from EU agencies. Europol is present today, and we hope that other colleagues from other agencies will join us very soon. Sono qui appunto in veste di direttore di Frontex ed è un piacere per me insomma, eseguire questo esperimento qui in Sicilia con la collaborazione, di tutte le istituzioni dell'Unione Europea. Today I came to Catania of course to visit the premises that Mr. Mayor has mentioned, but I also came to visit Triton operation in the field. And this gives me also the opportunity to tell you more about Frontex activities here in South Italy. Oggi sono venuto qui a Catania a visitare il sito, accompagnato, per questo ringrazio, dal sindaco della città di Catania, per vedere la sede e l'operatività della sede qui in Sicilia per Frontex. This morning I had the opportunity to be on board a Swedish vessel, a patrolling boat, contributing to Triton operation. Questa è l'operazione Triton e cercheremo appunto di dare il meglio per una collaborazione anche dell'Unione Europea. E sono venuto qui a visitare la Svezia. So this morning I could see in the field how the upgrade of Triton is now a reality. Questa mattina ho avuto appunto l'occasione di vedere come anche in questa città il terremoto è una realtà. As you may remember, in April this year, the European Council decided to triple Frontex budget for operations in the Mediterranean. Come ricordate, in aprile il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso appunto di sanzionare Frontex come una priorità. And now the reality è di triplicare il budget per l'operazione. And now in the field we are able, Frontex is able to deploy 18 boats in addition to the normal Italian boats patrolling here in the region. So we are able, thanks to this upgrade of Triton, we are able to deploy at this time 18 patrolling boats. Il budget di Triton è stato triplicato e come conseguenza abbiamo significativamente rafforzato la presenza di Frontex nell'operazione Triton. Ora dispieghiamo 18 mezzi navali. We also have now the possibility to increase the number of border guards team, what we call screeners and debriefers, who are active on land. Abbiamo anche rafforzato la presenza dei screeners e dei debriefers che lavorano nei centri. And we could also increase the number of helicopters and aircraft operating in Triton. Abbiamo anche aumentato la presenza del dispiegamento degli aerei e degli elicotteri che appoggiano le autorità italiane. For the time being, Frontex has contributed to save lives, one third of lives saved here in the context in this region have been saved with the Frontex contribution. Frontex ha dato un contributo importante nel salvamento del salvataggio delle vite umane. Dall'inizio dell'anno abbiamo contribuito al salvamento al salvataggio di un terzo di tutte le vite salvate nel Mediterraneo. Frontex role is in its mandate to support Italy with border surveillance. Il ruolo di Frontex è quello di appoggiare e di offrire assistenza aggiuntiva nella sorveglianza delle frontiere esterne. But as soon as there is a distress call, Frontex
makes its assets available for search and rescue operations coordinated by Italy. Chiaramente non appena emerge la situazione SAR, noi non esitiamo ad offrire i nostri servizi per salvare le vite umane. And what we are going to extend in the future is Frontex support to Italy for other operations on land, including a support for a return policy. Nel futuro rafforzeremo anche il nostro contributo, la nostra assistenza sul terreno, anche nell'ambito dei ritorni. Some migrants deserve protection and are in need for protection, and those ones will be, of course, channeled to asylum procedures by competent authorities. Ci sono tra i migranti, ci sono i richiedenti asilo, persone che cercano protezione internazionale, chiaramente questa è una procedura diversa, separata. But the migrants who cannot get a refugee status, or the migrants who cannot get a residence permit in Italy or somewhere else in Europe, they must be returned according to EU law. Coloro però che non hanno il diritto all'asilo o alla non verrà permesso di rimanere sul territorio dell'Unione Europea dovranno ritornare nei loro paesi di origine. So we are going now to also extend our activity with this regard. Il ruolo di Frontex contribuirà anche a offrire la nostra assistenza alle autorità italiane in questo ambito. The reason why we, Frontex, are deploying a team here in Catania is obvious, and I will elaborate a little bit on that. Il motivo della nostra presenza qui a Catania è ovvio, e ora elaborerò su questo. The first need is to coordinate the increasing number of boats, aircraft, border guards, and for this reason we need to be close to the field. That means that Catania is exactly the appropriate place where we have to be. E come detto prima, abbiamo significativamente rafforzato la nostra presenza operativa in termini di mezzi che abbiamo dispiegato qui in Italia, per cui abbiamo deciso che la nostra presenza in Sicilia, in Catania, a Catania specificamente, è necessaria. In the meantime, and this is the second reason why we are here today and why I am also with my colleague from Europol. Un altro motivo per cui siamo qua e per il quale c'è il mio collega qui di Europol. This reason, this second reason, is that at EU level it was decided to encourage the development of inter-agency cooperation in the field. Che a livello europeo è stata presa la decisione di aumentare la presenza e la cooperazione tra le agenzie, tra le varie agenzie europee nel campo. So this is now a qualitative upgrade of our action in the field, meaning that Frontex will be able to hand over useful information to Europol. And maybe my colleague later will explain what will also be Europol's role with this regard. Questo è un miglioramento significativo, nel senso che l'informazione, l'intelligence che viene raccolta può essere condivisa tra le agenzie che sono responsabili nel campo delle indagini. This qualitative upgrading of our operation will be also useful for other operations at other external border, for instance, such as in Greece or maybe in Hungary. Questo miglioramento qualitativo servirà anche negli altri posti, ai confini esterni, come in Grecia. What happens today is simply in line with Frontex duty to provide operational support, operational solidarity to Italy here, because Italy is in the front line. Quello che sta succedendo qui oggi è in linea con
with our duty e con il nostro dovere, è semplicemente il nostro dovere to provide operational support and operational ad offrire l'assistenza operativa and operational solidarity e l'assistenza e la solidarietà di tipo operativo to Italy, which is in the front line. All'Italia che ora si trova in situazione di thank you for being here. Di emergenza. Grazie ancora, grazie. Direttore. Pregherei il prefetto Pinto a nome del Ministro dell'Interno, grazie. Del Capo della Polizia e del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Certamente, ho già avuto modo di esprimere i ringraziamenti personali del Capo della Polizia, il Ministro Bianco, per questa iniziativa che mi riempie di fierezza, perché ancora una volta dimostra come, volendo, le autorità italiane, le amministrazioni italiane sono capaci di intervenire a un prodotto importante in così poco tempo. Thank you for the words. I would like to thank also the Prime, the Mayor of the city, to be here. This is a very important topic to abroad and to try to resolve here in Sicily and also for the EU. Questa iniziativa ha potuto vedere la luce grazie alla sensibilità, ma non è un modo di parola di piaggeria del Sindaco Bianco e di tutte e la collaborazione di tutte le altre autorità catanesi, il prefetto, il questore, che si sono adoperati nella massima misura perché in brevissimo tempo si pervenisse alla definizione di questa struttura. Questa iniziativa needs the collaboration of all the institutions and of all the European institutions here for help and to affront the Frontex topic. Per evitare ogni possibile misunderstanding, tengo a sottolineare come amministrazione dell'interno che rappresenta in questa circostanza che Frontex non è lo spauracchio, Frontex è un'agenzia europea per la collaborazione operativa alle frontiere esterne che si è adoperata nella massima misura nelle operazioni di search and rescue anche, andando al di là del proprio mandato. To avoid any misunderstanding, I would like to underline that Frontex is an agency and the mission is inside it. E attualmente Frontex si pone come un foyer, come un luogo di scambio delle informazioni operative per il contrasto delle organizzazioni criminali che lucrano ingenti profitti dal traffico di esseri umani e dal favoreggiamento delle migrazioni clandestine. And now it's is we need also to approach the problem to exchange of those that we need to affront about the criminal sui criminali? Pardon? Sui criminali? Sulle organizzazioni criminali che smuggling criminal network. For the banding criminal network here in Vienna. Sottolineo infine l'ultima cosa, che il primo esperimento di una così complessa architettura con la presenza di diverse agenzie in un unico posto, perché abbiamo avuto esperienze similari, ma non con la complessità e l'articolazione che questa sede, questa antenna di Frontex avrà nei giorni prossimi. I would like to underline also that we did similar similar events in the past, but not such as this one here in what was just said is that this is the first time on such a complex architecture of cooperation of various European agencies are brought together. Because we have another experience before, but it's more simple. Now it's a very complex structure with the presence of experts of Europol, EASO, Eurojust, and at the same time of Frontex, naturally. But also Italian authority will be present in very proactive position, and the Ministry of Interior is in charge to support directly also this agency, because we must help this agency to reach all possible objectives. Traduciamo al contrario.
saranno quattro agenzie che faranno parte di questa iniziativa: Europol, EASO, Eurojust e Frontex, appoggiate dalle autorità italiane con cui collaboreremo molto da vicino. Grazie ancora, grazie. Allora io procedo alla firma dell'atto con cui, che consegnerò direttamente, non per sfiducia nelle poste ma per fare prima, al direttore Leggeri, e il prefetto Pinto ha già firmato e consegneremo direttamente. Dopodiché faremo una foto di là nel salone, firmeremo il libro d'onore. Se volete fare delle interviste, ovviamente procediamo. No, no, it's only from me. Okay. Because I have your letter. Yes. Okay. Ok, ci sono domande da parte dei giornalisti prima delle interviste? The kick-off, Well, this is a very good question, and I'm happy to say that today, now this week, it's the kickoff. We have already deployed some officers. Now they are dealing with some logistic, such as telephone, computer, but basic logistic, and then there will be a work. Praticamente aperta, bisogna soltanto fare i collegamenti telefonici, cavi, quant'altro. Once again, I would like to thank the Italian authorities for giving us this opportunity. Also assuring that we recognize the enormous effort that already has been done, but looking forward for the cooperation. And in response to the question that was said, it's an EU regional task force, so more agencies will be there. Frontex will take the lead and be responsible also for the logistics. And to respond to the question, Europol also has deployed last week, and starting this week, and even started yesterday in the embarkment that took place, to have two police officers there to work together with our colleagues from the Italian authorities, especially also with the different agencies that are involved. Thank you. Di nuovo voglio ringraziare il sindaco e l'autorità per essere presenti e anche per la cooperazione dimostrata. Frontex sarà anche responsabile per la logistica all'interno dello strumento. Appunto abbiamo, come detto il collega, rafforzato le forze presenti in Europa. Per Europol ha già spiegato due persone che sono già sul